Ben ritrovati a tutti in questo nuovo video e anche oggi siamo qui con il nostro Cosenza per andare avanti. Siamo inizio stagione, già qualche cosina di mercato c'è stata, vediamo un po', abbiamo perso diversi giocatori che erano in prestito, qualche cessione anche illustre come Venturi e Sgarbi che sono comunque andati via. E abbiamo preso fondamentalmente ad Escina, ripreso Strizzolo, che comunque ci darà sicuramente una mano, e la squadra ancora si può assolutamente migliorare. Io andrei subito a fare un po' una valutazione, anche perché abbiamo Sulemana, arrivato in prestito, quindi Terracciano, anche lui arrivato in prestito. La squadra secondo me è molto interessante, sicuramente ci serve un terzino sinistro da alternare con Ricci, ci serve un difensore centrale perché Caporale lo voglio vendere sinceramente, quindi un difensore centrale buono lo vorrei prendere. A centrocampo siamo stracompleti perché abbiamo Kurfalidis, Sulemana, Kuan, Florenzi, Mauri, Adescina. Vorrei un trequartista di ruolo e poi ci servono due punte da alternare con Strizzolo e Colidio. Quindi in realtà ancora il mercato va fatto e bisogna anche essere belli pronti. Prima di tutto io andrei sempre a valutare un po' la lista prestiti piuttosto che gli svincolati, e vorrei andare a prendere il terzino, perché comunque il terzino possiamo accontentarci anche di un giocatore non un fulmine di guerra, tipo un Alexander che però non viene perché sicuramente non si trasferisce, benissimo. E vabbè, potremmo prendere Corazza, prendiamo Tommy, cioè riprendiamo Tommy visto che già l'anno scorso l'avevamo. Non mi entusiasma. Qui Fodrey molto forte, Fodrey nella realtà pure. Ci sarebbe Matteo Motta, però vorrei qualcosa di più se si può. Svincolati, nessuno, benissimo. Ottimo, vabbè, andiamo a vedere allora. Trasferimenti, vediamo un po'. Vabbè, trasferimenti già ci sono tanti giocatori interessanti, però andiamo a vedere trasferimenti magari in Serie B. In Italia, posso? Italia. Kovacic, Fares, Guiebre non è male, Ioannou sarebbe tanta roba, Ioannou è anche in scadenza, Ioannou ragazzi è un ottimo terzino, Ioannou sarebbe tanta roba, abbiamo 9 milioni e 2, dobbiamo spenderli molto bene comunque questi 9 milioni, io farei circa 1 milione per il terzino, 2 per il difensore, 2 per una punta, e poi il resto per il trequartista. Proviamo a prenderci Ioannou, vediamo quanto spendiamo per lui. Sarebbe un ottimo colpo lì a sinistra, 1.200.000. 1.200.000. Onestissimo, ragazzi, 1.200.000 onestissimo. 8.3. Ioannou, ragazzi. Arriva Ioannou. Con Ioannou tanta roba. Se poi si riesce anche a vendere Caporale che vogliamo vendere, potremmo essere sicuramente messi molto meglio. Tra l'altro andiamo a vedere adesso il difensore centrale, e io andrei a vedere in scadenza qualsiasi, non posso scegliere qualsiasi, ok, qualsiasi in scadenza, vediamo un po' gente in scadenza, magari ecco non così forti se possibile, fatemi un favore, grazie mille, tipo vabbè così 6 milioni troppo, 3 milioni e mezzo, sono tutti 33enni. Ben Davis, onestamente Losley 28 anni, se no facciamo sempre dalla Serie B, azzeriamo. Proviamo sempre un bel difensore centrale della Serie B, visto che prima è andata bene. Ioannou ci sta comunque, possiamo fare anche un mercato fondamentalmente realistico, no? Gianfi, direi che Gianfi no.
Ci sarebbe Bellic, però io vorrei un bel difensore centrale. Bonifazi costano troppo, Bonifazi e Ceccaroni. 4 milioni sono veramente tanti. Cioè, faremo un bel upgrade, però 4 milioni sono tanti tanti, ragazzi. Lella può farlo, ma lo vedo più centrocampista, onestamente. E Bellic vorrei qualcosa in più, se possibile. Vabbè, proviamo allora a vedere il trequartista dall'Italia. Trequartista. Così ci sono anche le punte, tra l'altro. Sibilli, Anderson, Zerbin, Garritano. Garritano lo riportiamo a Cosenza, sarebbe intrigante. E questi costano veramente un sacco. Mulattieri non è in scadenza, però, quindi no. Anderson, vorrei un trequartista di ruolo, tipo Aramu. Aramu tanta roba, ragazzi. Aramu tanta roba. È vero che ha 30 anni, però 2 anni ad alti livelli ce li fa, eh. 2 anni ad alti livelli ce li fa, ragazzi, Aramu. Aramu sarebbe ottimo. Vediamo, 1 milione. 1 milione e 150. Va bene. Abbiamo speso... ci prende una barca di stipendio. Però abbiamo speso più o meno lo stesso per Aramu e Ioannou. Mettiamolo in prima squadra. Tolgo Morales, che lo vorrei mandare in prestito. Non arrivano offerte di prestito per i nostri giovani. Ed è un problema. E abbiamo 6 milioni e mezzo. Facciamo l'ultimo colpetto, oppure andiamo avanti. Andiamo avanti. È vero che servirebbero le due punte, però comunque abbiamo già Strizzolo e il nostro Colidio, quindi non sono una priorità. Io come quarto attaccante vorrei una bella scommessina. A parte che non stavamo prendendo qualcuno nello scorso video, oppure l'ho sognato. Toclomati volevo prendere, solo che alla fine non era stato possibile. Questi difficilmente arriveremo a prenderli un giorno. Nipan sarebbe bellissimo, prima o poi lo faremo. Però, allora, vediamo un po'. Milesi, non abbiamo il terzo portiere. Terzo portiere, ma tipo... Fatemi pensare a dei portieri giovani interessanti che conosco nella realtà. Fammi tornare a casa, ok. Tipo Longo, così abbiamo un terzo portiere. Longoni, c'è Longoni? Posso prenderlo? Posso prendere Longoni, ragazzi. Abbiamo il terzo portiere, così il presidente non va a prendere gente random. 20.000 euro no? 30.000? 30.000 euro. Vieni Longo. Così abbiamo anche il terzo portiere di prospettiva. Grande Longoni. Così posso... Baldi lo vorrei mandare via. Se possibile, Baldi, guarda, mi faresti un favore ad andartene. Milesi, tu cosa sei venuto a fare? Svincoliamoli, sperando che non tornino. Perché comunque 25 giocatori ora li ho. Non dovrebbero tornare random. Io vi ho svincolato, ragazzi. Quante volte vi devo svincolare? Ah no, ho fatto annulla, scusatemi. Mi sono fatto prendere dal colore rosso. Scusatemi. E allora, questi se ne sono andati. Longoni. Ok. Siamo arrivati alla partita. Michevolina col City Hall. Vi devo dire. Allora, andiamo a prepararla, questa partita. Colidio non c'è. Ottimo, giustamente, io non ho l'attaccante. E allora, Ioannou, alziamogli un attimo la chimica. Tanto abbiamo un bel po' di upgradini. Stesso discorso per Aramu. Era scomparso Aramu per un secondo. E Longoni, vabbè, Longoni lo teniamo lì dov'è. Aramu puoi fare l'attaccante? No. E vabbè, Aramu trequartista. Kwan non lo può fare. E Ioannou subito dentro. Allora, Mauri, titolare? No, mettiamolo in panchina per ora. Mauri, Florenzi. Adescina lo portiamo. Florenzi sarà la riserva sulla tre quarti. Mi porto Gianfi. Poi
Cimino. A Gianfi, tra l'altro, lo vorrei vendere. Però non arrivano offerte per lui, purtroppo. E la panchina pure è bella pronta. Ci servirebbe, cioè, idealmente in panchina ci sarebbe Ricci al posto di Dallemura. E poi ci manca due attaccanti al posto di Cimino e Caporal e Gianfi, con un altro difensore di riserva. Quindi mancano due difensori e un attaccante. Comunque, lì davanti chi mettiamo? Non lo so. Quan può giocare esterno? No. Aramu dove può giocare? Florenzi? Perché se no giochiamo così. Giochiamo così, ragazzi. Per forza di cose. Giochiamo con questo 4-3-2-1. Mi porto Vettorella, giusto per... Tanto amichevolina col City Hall. Giusto per provarli un po'. Niente di... Sì, numeri chiaro. Come chiaro? Annulla scelta automatica. E va bene. Giusto per provarli un po', vediamo come rende la squadra. Davanti un bel attaccante lo vorrei prendere. Uno da 72-73, vediamo un po'. E poi anche un bel difensore dello stesso overall. E come quarto attaccante andiamo, come detto, su una scommessina. Vediamo un po' chi c'è che può venire. Allora, 0-0 il primo tempo. Vi devo dire, tra l'altro, i difensori prendono voti veramente, veramente bassi, ragazzi, eh. Posso dirlo? Cimino gioca perché è lui quello dentro la squadra. Dallemura pure perché lui è il quarto difensore. Proviamo a Adescina, Mauri qui e basta. Quattro cambi. Vabbè, 0-0, ci siamo divertiti al Druso in questo precampionato. Drago per loro migliore in campo, ex Renate, grande Giacomino. E va bene, abbiamo ancora 6 milioni di euro e farei assolutamente quello al Via del Mare. Ci dà 50 milioni euro in più, dovessimo vincerlo, ma non so se lo vinceremo. Offerta per Begheldo, va benissimo. Begheldo scappa. E offerta di prestito per Tuadì che accettiamo. Sì, però io vorrei che andassero via Gianfi e Caporale, sarebbe molto interessante, eh. Potete andare via, ragazzi? Allora, l'amichevole quand'è? Il 16. Vabbè, facciamo quest'altra amichevole, sperando che sia tornato Strizzolo, ma non penso. Scusami, Colidio. A parte che abbiamo giocato il 15 e il 16, ma vabbè. E oggi andiamo così, magari Florenzino trequartista. Juan mezzala. E va bene, ragazzi. Altra amichevole con la Samp. Dura perché loro sono molto forti. Subito ammonito Terracciano, dentro Cimino, poi Mauri. I difensori prendono voti abbastanza bassi comunque, prendono voti abbastanza bassi. Strizzolo, vabbè, confermato. E niente, ragazzi, voliamo sulle ali dello 0-0 anche al Via del Mare, perché siamo a Lecce a giocare questo, e il migliore in campo è il loro portiere. Va bene, effettivamente mi avete detto che la difesa a 4 comporta voti bassi ai difensori, però tanto difesa a 4, difesa a 3, i difensori prendono sempre voti bassi, quindi alla fine, cioè, cambia poco, ragazzi. Volevo provare questo 4-3-1-2 perché secondo me anche col trequartista si può rendere bene. Alla fine, poi, nonostante i voti bassi, l'anno scorso abbiamo preso pochissimi gol. Cioè, su 38 partite abbiamo fatto 24-25 volte la porta inviolata, che è una roba che è veramente insensata, quindi tanto vale. Allora, abbiamo 6 milioni da spendere e io li andrei a spendere subito, signori. Allora, andiamo a vedere subito il difensore, anzi la punta. Non abbiamo visto la punta in lista trasferimenti in Italia, ce l'abbiamo vista ma non benissimo. Ci sarebbe gente molto intrigante, ragazzi, anche Benedijak, Mulattieri, il problema è che non è in scadenza. E Pellegrini in scadenza, sì, però costerebbe 3 milioni abbondanti,
non posso tutto il budget spenderlo. Se no ci sarebbe Favilli. Favilli non è male comunque. Favilli non sarebbe male, sapete? Vogliamo provare per Favilli 1.200.000 come punta di diamante. 1.300.000. Perché ce lo vuole anche il Valencia? Non va bene. 1.450.000. Non va bene, vabbè. Ah, che palles. Dobbiamo riprovarci. Posso riprovarci? Favillis. Caro vecchio Favilli. Allora, offerta 1.200.000. 1.350.000. 1.550.000. Va bene, va bene. Ok, stipendio sempre altissimo. Vabbè, giustamente arriva dal Genoa. Però secondo me lo stipendio è legato più all'overall che a da dove proviene. Perché per esempio Strizzolo quanto prende? 10 e mezzo, quindi siamo lì. Siamo lì. Anche per dire, lo stesso Colidio prende 20. Quindi siamo lì, siamo lì. Tra l'altro vediamo un po' le finanze, giusto per capire. Abbiamo 4.700.000 che sono tanti ancora. Però dobbiamo vedere un po' se arriviamo gambe all'aria a fine stagione. Finanze, dove siete finanze? Non siete qua. Qui non ci siete. Qui non ci siete. Sarà su squadra? No, neanche qui. Dove sono le finanze che non mi ricordo? Trasferimenti? No. Allenatori, allenatori, è vero. E siamo meno 1.5. Vabbè, in realtà meno 3 di proiezione. Però vabbè, si può fare, si può fare. Offerta per Baldi. Ottimo. Sì, ma io devo vendere Caporale e Gianfi, che sono quelli che mi fanno far più soldi, non questi qui. Posso vendere quei due lì oppure no? Vabbè, allora andiamo a prenderci l'altro attaccante, ragazzi. Stavolta voglio fare un bel attaccante. Azzeriamo tutto. Allora, attaccante. Sempre in scadenza. In scadenza, così facciamo i colpi top. Però giovane, ragazzi. Un bel attaccante in scadenza dai 15 ai 21 anni. Vediamo un po'. Questi, oh, mi piacciono sti colpi. Cioè, Sanko. Vogliamo prendere Sanko? No, direi di no. Osman, sarebbe bellissimo averlo. A parte che costano veramente tanto i giovani, eh. Tipo Tsimas costa 3 milioni di euro ed è un, ed è un 65 di overall. Ci sarebbe, vabbè, Tsimas molto interessante, che costa un bel po', devo dire. Potremmo andare un po' più low budget con anche Raimondo non sarebbe male, vi devo dire, eh. Pure Raimondo non sarebbe male. Però uno scavo. Attenzione, Francesco Pio Esposito, bello. Bellissimo, ragazzi, Francesco Pio Esposito. Non vuole nessuno, tra l'altro. 8.50? 900? No. Ci riproviamo. Francesco Pio, tu tanta roba. Come quarto attaccante ci sta. Devo dire, ci sta assolutamente. Favilli, aumentiamogli la chimica. Lo metteremo in coppia con Colidio. Con Strizzolo Super Sub. E vediamo un po'. Sistemiamo un pochino i ruoli. Giusto per avere la squadra al top. Sulemana vuol fare l'incontrista e ci sta in realtà. Kurfalidis regista va bene. Ok, ok. Quantità? Vi devo dire, signori, vi devo dire. Salva le tattiche, lo abbiamo salvate? Boh, tu salva. E va bene. Vi devo dire. La squadra ci sta, abbiamo anche delle ottime riserve. Ci manca una punta in panchina come riserva e poi un difensore centrale. Ma la punta in panchina sarà Esposito. Comunque, andiamo, ragazzi. Favilli, ti prendi la 9, giustamente. E si va, andiamo con Lecce. No? Loro sono ovviamente molto più forti di noi. E 0-0 primo tempo. Allora, Ricci, posto di Ioannu. E gli altri quasi non cambierei nulla. Alterniamo magari Mauri e Sulemana.
che saranno una bella coppia da alternare. Attenzione perché mi sa che passano in vantaggio loro su angolo, oppure noi. No, 1-0 Cosenza, subito Favilli sul secondo palo. Sì, no, cazzo, all'ultimo. Peccato. Sempre su angolo. Peccato, ragazzi. Rebic, mamma mia. No, come 2-1? No, non ci credo. Vabbè, allora dai. Fateli vincere, dai, fateli vincere. Ancora Rebic. Vabbè, fateli vincere. Abbiamo capito, dovevamo vincere sta partita. Va bene, bravi, bravi. Bravi, complimenti, felici, eh? Bravissimi. E, ok. Peccato, peccato, però ci cioè, siamo giocata, devo dire. E andiamo avanti. Allora, prendiamo Esposito e poi basta. Poi, prossimo video, spero di vendere gli esuberi, perché ancora non riesco a venderli. E per il resto, vediamo. Allora, andiamo a prenderci Esposito, che già è qui. Bonazzoli lo togliamo. Allora, Esposito, tu puoi essere una grandissima alternativa. 950? 1 milione e 1? Quanto volete? Va bene, 1 milione e 1. Prende anche uno stipendio assolutamente coerente. E va bene, ragazzi, io direi che siamo belli contenti. Me lo porto al posto di Saponara. Siamo a posto, ci manca il difensore. E vendere. Purtroppo non arrivano offerte, quindi ci si può far poco. Signori, io vi do appuntamento alla prossima. Mi raccomando, e nulla. Secondo me per ora possiamo essere molto soddisfatti del mercato. Devo dire, molto soddisfatti. Ci vediamo alla prossima. Ciao a tutti.